Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Antonella Clerici irrompe con un imperativo AE, sempre mezzogiorno. Cosa le passa mai per la testa alla rigorosa conduttrice oggi? Scopriamo cosa è accaduto in piena diretta e come mai lo studio è rimasto senza parole. Antonella Clerici abbiamo imparato a conoscerla. Oggi è davvero su di giri e la sua domanda lascia proprio spiazzati. Cosa deve fare bene? Chi deve farlo? Andiamo con ordine a scoprire la nuova puntata di E, sempre mezzogiorno. La splendida bionda di Legnano oggi luccica più che mai. Sarà perché ormai il Natale è ad un passo, ma davvero sprizza gioia da tutti i pori. Come sempre il programma è puntuale all'ora di punta e parte la sigla di consueto. La Clerici non smette mai di stupire. È talmente disarmante la sua ingenuità. Eppure parliamo di una ragazzona che si avvicina ai 60 anni con una verve e voglia di vivere spettacolare come si dimostra. L'outfit che le hanno consigliato di indossare le dona proprio. Solo lei può permettersi di vestirsi di rosa dalla testa ai piedi. In più gli abiti sono anche luccicanti in tema anche con gli addobbi che imperano nello studio della Rai. Radiosa come non mai arriva cantando l'ultima strofa della sigla e facendo la piroetta che sembra portarle tanto bene. Il golfino rosa chiaro mette in risalto il suo bellissimo viso da dove un paio di occhioni azzurri ti mettono da subito allegria. Arriva l'ospite chef tanto atteso e Antonellina è particolarmente grata della sua presenza. E, la chef Chloé che come molti sanno ha attraversato un periodo di trasformazione personale e fisica. La cuoca ha un allure per quanto concerne la cucina. Ha un grande talento e oggi è venuta per cucinare gli agnolotti piatto tipico delle sue parti. La Clerici però sa che nello studio si aggira il suo fidanzato che si chiama Maurizio e la punzecchia affermando quanto è stata ottima la sua scelta. La nota chef arrossisce e ammette che se una cosa bisogna farla è preferibile farla bene. Gli altri giudici fanno un cenno con la testa concludendo che solo le cose fatte bene e con il cuore danno la realizzazione vera dei sogni. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.